sport, il canavese oggi ci porta a parlare di una disciplina che è decisamente di nicchia, nel senso che è sempre legata al ciclismo, ma qua c'è un misto molto particolare, perché si unisce quello che è una specialità appunto delle due ruote senza motori a quello che può essere, o meglio, che noi conosciamo come uno degli sport motoristici più diffusi, il trial. Infatti parliamo di trial bike, questa unione tra bicicletta e trial. E oggi abbiamo con noi un giovane, una giovane promessa, in realtà è già un nome di un certo livello a livello nazionale, stiamo parlando di Davide Bertoldo. Buongiorno. Ciao Davide. E con lui c'è anche papà Lucio, che oltre ad essere suo papà, colui che lo segue, è anche, diciamo, ex storia di trial nei motori, quindi chi meglio di te conosce questo mondo? Grazie. Davide, partiamo con te. Allora, raccontaci un po' come ti sei avvicinato a questo sport, che è uno sport spettacolarissimo, ma dove ci vuole anche una grande fisicità. Allora, fin da quando avevo 3 anni, la mia prima bici è stata una BMX da bambino. Ok, quindi. E mi piaceva sempre stare in equilibrio da quando mi hanno tolto le rotelle, fare gli scalini e complicarmi un po' la vita, diciamo. Mi piace questo. E un giorno, il giorno di Natale, mi arriva la prima bici da trial, che era una Monti, e allora ho cominciato a scoprire questo sport e a praticarlo un po', così per gioco, e a un certo punto è arrivata la notizia che c'era una gara ad Alpette qua vicino, e allora ci siamo chiesti andiamo a farla, e allora sì, e allora da quel punto ho cominciato ad allenarmi un po' più serio e ho cominciato a praticare sul serio questo sport. Beh, uno sport che è sicuramente bello, ripeto, spettacolare e che dà delle belle soddisfazioni, perché appunto poi parleremo, cioè tu vesti una maglia e dopo nella domanda successiva parleremo appunto del perché hai questa maglia dell'Italia. Lucio, appunto, diciamo che a casa vostra si è sempre respirato aria di trial. Sì. Raccontaci anche un po' della tua esperienza, perché tu qualche anno fa, diciamo che frequentavi dei palcoscenici non indifferenti. Beh, diciamo che ho cominciato a 15 anni, sono andato avanti per tantissimi anni, ho una carriera con 3 titoli italiani e quindi una bella soddisfazione. Poi ho cercato in qualche modo di rimanere nell'ambiente. Prima di introdurre una moto in casa c'era la bici, il bambino era piccolo. E di lì non l'ho più lasciato scappare. Beh, è stata una bella cosa, perché alla fine dei conti la soddisfazione stanno arrivando. È anche bello perché c'è sempre il rapporto padre-figlio, e quindi il fatto di condividere anche una passione sicuramente unisce ed è ancora più bello. Appunto, Davide, dicevamo, questa maglia è la maglia della nazionale, perché tu sei nel giro della nazionale italiana, degli azzurri, dei trial bike. Raccontaci anche come è stato questo primo approccio e cosa ti aspetta, quali sono gli appuntamenti che hai con la maglia della nazionale. Mi hanno convocato per fare uno stage con la nazionale, con altri ragazzi, e siamo andati a Modena a fare questi due o tre giorni di allenamento con un allenatore spagnolo, che anche lui è stato campione del mondo. E allora sì, abbiamo fatto questi allenamenti e ho cominciato ad avere un po' questo giro nella nazionale. Quanto è emozionante, quanto è bello vestire questa maglia? Tanto. È importante? Sì, è molto emozionante. Beh, direi che è un po' il sogno di tutti gli sportivi, vero Lucio, che alla fine dei conti, indipendentemente da quella che è la disciplina, vestire e difendere i colori della propria nazionale è importante. Ricordo quando sono entrato a far parte del Team Italia, è stata una delle emozioni più forti, a prescindere poi dai risultati, perché vai all'Europeo e ne trovi di più forti, vai al Mondiale e ne trovi di ancora più forti, però portare la maglia azzurra nello sport è l'obiettivo più bello che ci sia per me. Il canavese è sempre stato comunque patria, tra virgolette, delle due ruote. Delle due ruote. Ecco, sì. Oggi come, appunto anche dall'esperienza che hai avuto tu, Lucio, com'è il panorama attuale in canavese?
Diciamo che qui nella realtà di Cournier abbiamo un motoclub che è in piedi da tantissimi anni, dagli anni 70, quando poi negli 80 ha portato il mondiale a Belmonte, quando correva dentro al lago di Ceresole. No, questo forse lo togliamo. Però allora. Vai deciso, perché sennò tagliamo troppo. Allora, adesso ricomincia e dimmi tutta la risposta tranquilla, ok? No, sul lago di Ceresole potevi dirlo, perché effettivamente gli anni 80 era storico. È un pezzo. Dimmi tu, ok? Allora, ti do al 3, parti. 1, 2, 3. Allora, noi a Cournier abbiamo una realtà bellissima, che è il motoclub Valli del Canavese. Spinge sin dagli anni 70 il trial praticato con le moto, ma ci dà oggi a tutti gli effetti una grande possibilità di allenamento, perché hanno un bike park realizzato grazie a Vanni Crisapulli, certo, e al paese. Gruppo, certo. Abbiamo quest'area di bike trial dove c'è l'ex manifattura. Com'è che si chiama? Arcipelago dello Sport. Ah sì, ecco, perfetto. Ecco, e lì andiamo a allenarci sovente. Beh, poi dov'è che ti piace andare? Anche di solito vado molto ad Alpette. Ok, beh, che tra l'altro era stata appunto sede di una prova di campionato italiano a livello WISP, sì, esatto, sì. Quindi sì, dove tra l'altro tu hai anche gareggiato, se non sbaglio. Sì, infatti è stata proprio lì la mia prima gara. Ok, perfetto. Quindi alla fine dei conti diciamo che spazio, movimento in canavese ce n'è. Canavese e trial, sì, ci stanno. Bene. Abbiamo dei sentieri tracciati, certo, che tutt'oggi possono essere utilizzati solo con le moto da trial, però sono riconosciuti e quindi sì. Bene, significa che allora gli appassionati hanno la possibilità di trovare il loro spazio. Davide, torniamo a te. Questo 2023, che è iniziato da qualche mese ma è ancora lungo, quali sono gli appuntamenti che ti aspettano? O meglio, quali sono le gare, quali sono le gare a cui miri di più, dove cercherai di fare il meglio possibile? Allora, innanzitutto c'è quella del 30 aprile, giù a Port d'Asco nelle Marche, e poi il giorno dopo mi hanno convocato per un allenamento con due più bravi, sempre della federazione. Quindi vestirai sempre la maglia azzurra anche, sì, in quel caso. Bene. Poi ci sono altre gare in giro per l'Italia, anche lontani, come in Sardegna e Sicilia, o giù tipo nel Lazio. Ciao. E gli obiettivi è arrivare sul podio. Beh, cosa non da poco, ma giustamente bisogna avere fame, bisogna cercare di puntare sempre, sì, meglio, anche perché alto. Tu, che hai solo 13 anni, mamma mia che invidia, hai davanti veramente una carriera molto lunga, nel senso che hai ancora tanto giustamente da dimostrare, ma hai anche la possibilità di vincere anche tanto, e questo credo che sia un ottimo stimolo, e noi te lo auguriamo sicuramente. Lucio, concludiamo dicendo, come ci ha raccontato Davide, si viaggia tanto, nel senso c'è tanto da girare in giro per l'Italia. A volte immagino che una puntatina ogni tanto fare qualche gara a livello internazionale faccia piacere. Ecco, a questo punto ti chiedo, da papà, e quindi la famiglia, quanto è importante che la famiglia segua, dia il giusto appoggio e soprattutto si impegni, perché è un bel impegno, non indifferente, perché sì, stiamo parlando di uno sport dove lui non è un professionista, nel senso, certo, che non guadagna soldi. È una passione. E quindi è pura passione. Quanto è importante avere una famiglia che ti dà il giusto stimolo e ti appoggia in tutto e per tutto? La famiglia conta 10. Ci vuole una mamma che organizzi tutto quello che c'è dietro, dal vestire al mangiare alla serenità, a pensare ai buoni risultati della scuola. Poi ci vuole un meccanico e lì interviene il papà. Certo. E ci vogliono fratelli, sorelle, tutto quello che c'è in una famiglia, va tutto bene, è tutto un più per andare forte sempre. Beh, guarda, questa è una fortuna secondo me, il fatto di avere Davide dietro qualcuno che appunto sicuramente stimola, capisce, perché arriva da un mondo delle competizioni come quello, sì, che hai visto tu, Lucio, sicuramente papà può essere anche la persona giusta per darti certi input in certi momenti facili e difficili della tua carriera. Concludiamo questa chiacchierata ringraziandovi sicuramente per essere venuti a trovarci. Grande in bocca al lupo. Crepi il lupo. Lucio, bravo come sempre, perché grazie, comunque Davide, ci siamo conosciuti anni fa e so quanto,
quanto impegno, quanta passione ci metti, e soprattutto questa passione che hai trasferito a Davide, ma non solo a lui naturalmente. Bocca al lupo anche te. Un passo alla volta, andiamo avanti. Bene, sicuramente vi inviteremo più avanti, perché vogliamo seguire la tua carriera, i tuoi passi. Va bene. Speriamo di ritrovarci presto per raccontarvi altre belle esperienze e altri bei risultati come quelli che hai raccolto oggi. Ragazzi, grazie, alla prossima. Grazie. Ciao, Davide. Ciao.